Grazie Presidente Tajani. Ci sono tre grandi questioni oggetto del nostro dibattito. La prima riguarda il bilancio tecnicamente inteso. Io sono grato ai membri del Parlamento europeo per aver sottolineato cose che io per primo non avevo elencato in misura puntuale, rimandando al testo conclusivo, ma fa piacere che ci siano stati dei riconoscimenti dalla riflessione su tutto e sul lavoro fatto sul bilancio, alle questioni positive che sono state affrontate in questo semestre, che paradossalmente sono venute dall'Aula e non da noi. Mi pare un fatto positivo. Con la stessa franchezza devo dire che ha ragione Guy Verhofstadt quando evidenzia alcuni fatti non positivi. Noi non abbiamo chiuso non soltanto il Made In, che è un tema sul quale continueremo a lavorare, ma che certo rappresenta per noi un elemento di oggettiva negatività, ma anche il tema del dossier telecomunicazioni. Un dossier complicato, difficile, che ha visto molte, molte riunioni, 11 volte ci siamo riuniti con i gruppi di lavori, oggetti di una discussione molto serrata nella cena di lavoro dei ministri nel Consiglio informale di settembre a Milano, le due bozze di testo che abbiamo proposto, alcuni aspetti hanno visto dei passi in avanti, la net neutrality, non il roaming purtroppo, su cui penso si siano registrate le divergenze maggiori. Quindi non c'è dubbio, ci sono anche tanti aspetti che non sono stati raggiunti come avremmo voluto. Il dibattito, quella parte di dibattito che si è concentrata sui risultati del semestre, è però una parte di dibattito che ci ha particolarmente colpito per l'attenzione data anche da colleghi di altre forze politiche o di altri paesi sui risultati oggettivi raggiunti. C'è poi un secondo elemento che è il dibattito, come spesso avviene, del paese di provenienza. L'occasione dell'inizio della fine del semestre è sempre l'occasione per un dibattito anche politico, reso più complicato sicuramente in Italia perché la difficile transizione italiana ha visto succedersi alla guida del governo governi politici di una parte e governi tecnici e poi governi politici di alleanze di coalizione guidati in alcuni casi da componenti opposte. Però trovo davvero strano che i deputati europei che rappresentano l'Italia evidenzino con questa grande cura, certosina, tutti gli aspetti negativi del nostro Paese. Lo dico a lei, Presidente Tajani, che ha servito le istituzioni europee anche in altra veste, non solo nel Parlamento, e che ben sa e conosce questo elemento, anche se veniamo da famiglie politiche diverse. Mi riferisco per esempio all'onorevole Maltese, che non è qui in sala, quando lui sostiene l'Italia ha il terzo debito pubblico al mondo. È vero, l'Italia ha un debito pubblico significativo, pensate, 2 triliardi di euro. Eppure nessuno sottolinea che l'Italia ha il primo risparmio privato al mondo, 4 triliardi di euro. E quando i deputati 5 Stelle vengono a evidenziare come le famiglie si stiano impoverendo, beh, questo cozza, come talvolta accade, contro la realtà dei fatti e dei numeri. Pensate, in un tempo di crisi le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi, da 3,5 triliardi di euro a 3,9 dal 2012 al 2014. Perché è accaduto questo? È accaduto questo perché l'economia italiana, mi perdonerà il Parlamento se sono costretto a rispondere anche su questioni domestiche, vive una fase di terrore, di preoccupazione. I messaggi che arrivano sono messaggi improntati non semplicemente all'austerity, che è dibattito filosofico-culturale che potremmo a lungo tenere, ma al terrore e alla paura del futuro, a considerare il futuro come una minaccia. E quindi arriviamo al paradosso che in questi mesi l'Italia ha visto aumentare i propri risparmi e i propri denari. Le famiglie si stanno paradossalmente arricchendo perché hanno preoccupazione e paura. È molto difficile convincervi della realtà, però la realtà piano piano si impone. Lo dico all'onorevole Moi, deputata 5 Stelle, che sottolinea i gravi problemi della corruzione in Italia. Bene, proprio nel 2014 il Parlamento italiano, su proposta del governo, ha scelto, pensate un po',
ma forse non hanno fatto in tempo a dirglielo, all'unanimità sulla proposta del governo di affidare a Raffaele Cantone il compito di guidare l'autority anticorruzione che ha consentito di commissariare il MOSE, esperienza alla quale l'onorevole Moi faceva riferimento, che ha consentito all'Expo di chiudere la stagione delle illegalità ed aprire il grande tema dei contenuti, che ha consentito di intervenire con una legislazione che è inedita in Europa. È difficile sottolineare gli aspetti positivi del proprio Paese se si considera la tribuna europea come la tribuna nella quale andare a parlare male di noi stessi. Diverso è il caso dell'onorevole Salvini, al quale riconosco una coerenza di comportamento più che di contenuti. Credo che abbia fatto molto bene egli a sottolineare la difficoltà e anche il senso di amarezza che i cittadini provano quando vedono le aule del Parlamento vuote. Io intanto sono molto contento che l'onorevole Salvini abbia trovato il suo banco all'interno del Parlamento europeo, considerata la larga presenza sui mezzi di informazione italiana e la forse minore presenza all'interno delle istituzioni europee, che serve ormai da 11 anni. Quando l'onorevole Salvini, che è impegnato in una battaglia politica nazionale che io rispetto perché sta dall'altra parte, arriverà alla campagna elettorale tra 3 anni, tra 4 anni, quando sarà? Tra 3 anni, non vorrei allungare la legislatura. Quando l'onorevole Salvini sarà in campagna elettorale sarà facile per i cittadini italiani chiedergli, ok, chiederemo a Renzi che cosa ha fatto in Italia, chiederemo a Salvini cosa ha fatto in questi 15 anni al servizio dell'Europa. Io però posso dire oggi qui, nell'andare poi a concludere rapidamente, che in questa giornata di oggi il gruppo politico che rappresenta il modello dell'onorevole Salvini ha ad esempio proposto la sospensione degli accordi di Schengen. Si tratta di un obiettivo che il presidente Marine Le Pen, l'onorevole Marine Le Pen, ha illustrato non in aula, ma ha illustrato con grande attenzione all'interno della conferenza stampa. Vorrei citare che cosa diceva il ministro degli interni italiano, componente dello stesso partito della Lega Nord guidata da Salvini, che diceva esattamente questo: sospendere Schengen sarebbe la fine dell'Europa. Credo, diceva in quel caso Maroni, che l'Italia debba essere totalmente contraria alla chiusura dello spazio Schengen. Questo accordo, questa considerazione, questa frase dell'onorevole Salvini, che sta cercando di svoltare a sinistra ma non riuscirà a ottenere il risultato politico, dimostra con molta forza e con molta chiarezza una cosa molto semplice, e cioè che c'è una distanza impressionante tra la demagogia e la realtà. C'è una distanza pazzesca tra chi investe, vi chiedo rispetto dell'aula, per favore. Tra chi investe su un'idea di politica in grado di entusiasmare e chi invece scommette sulla paura. E questo, mi consentirà, Presidente, è anche il punto conclusivo che vorrei lasciare al dibattito europeo. Mi spiego. Oggi in Italia c'è un derby. È il derby tra chi vede le difficoltà, ma si alza in piedi e prova a risolverle. E prova a immaginare per il nostro Paese un futuro grande almeno quanto la storia dalla quale proveniamo. E dall'altro c'è chi, vedendo le difficoltà, scommette sul fallimento, di chi scommette sulla paura, di chi scommette sul fatto che noi non ce la faremo. È un messaggio forse comodo a livello elettorale, anche se voglio dire ai colleghi del UKIP, che adesso non ci sono e che sono intervenuti prima urlando sul fatto che io avrei definito bruti coloro che sono elettori, rappresento il partito che ha preso più voti di tutti in Europa, il Partito Democratico, 11 milioni e 200 mila persone, e quindi non consideriamo bruti quelli che votano, consideriamo bruti coloro i quali negano la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è che noi usciremo da questa situazione di crisi non investendo sulla paura, non scommettendo sul fallimento, ma cercando di far capire che l'unica soluzione possibile per i nostri figli è che l'Europa non sia un cimelio, non sia un luogo dei ricordi, non sia il Museo delle Cere, non sia un insieme di luoghi comuni e di frasi fatte,
L'Europa può avere un senso solo e soltanto se riuscirà a rimettere al centro la vita delle persone che hanno voglia di credere nel domani e che non hanno paura e che non hanno la preoccupazione di considerare ciò che avviene nel mondo semplicemente una minaccia. Il mondo fa paura? Sì. Io penso, credo e spero che sarà convinzione comune che l'Europa è più grande delle paure, delle minacce e l'Europa è molto più forte nei suoi valori di qualsiasi attacco possa esistere. Questa è la differenza tra noi e coloro i quali vogliono vivere come bruti. Noi pensiamo che il futuro che ci aspetta dipenderà dall'impegno di ciascuno di noi e se saremo in grado di essere coerenti con la nostra storia, questo futuro è un futuro che vedrà le stelle dell'Europa guidare il cammino e la navigazione anche nel nostro paese.